Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog super speciale. Allora, questo vlog in realtà non era neanche programmato spegniamo le luci. Sto facendo, ho deciso di fare una tortina di compleanno a mia mamma, dato che domani è il suo compleanno, il 22 di aprile. Scusate anche le condizioni, ma vabbè, siamo tutti a casa, quindi si sa più o meno, insomma, in che condizioni stiamo. Non so neanche come riuscirò a fare le riprese perché non mi sono portata assolutamente niente. Abbiamo una piccola dépendance, un piccolo locale che noi chiamiamo dépendance, giù sotto casa, e quindi sono venuta qui. Dato che è tutto super attrezzato, c'è la cucina, c'è tutto, ho deciso di fare una semplicissima tortina al cioccolato e adesso vi farò vedere anche che come, insomma, l'andremo a preparare, anche se io ho già iniziato a montare i bianchi a neve. Lascio la ricetta giù nell'info box, ma è la cosa veramente più semplice del mondo e adesso passiamo subito al procedimento. Io e le riprese precarie ci siamo sempre, spero che non cada tutto e si autosuicidi il telefono. Comunque, come vi ho detto, stavo montando i bianchi a neve e ho separato appunto i bianchi dai rossi che ho messo qui in quest'altra ciotolina. Spero che la vediate. Eccoli qua, sembrano un po' brutti, però non lo so se sono tutti spappolati. Ci ho messo dentro la scorza di un limone. Finisco di montare i bianchi a neve e poi ci vediamo con il prossimo passaggio. I quattro bianchi a neve e adesso monto i quattro rossi con 150 grammi di zucchero semolato. Adesso, quando le uova saranno raddoppiate di volume e si saranno schiarite, andiamo ad aggiungere a filo mezzo bicchiere di latte, eccolo qui, e un bicchiere di olio di semi. A pulire tutti gli eventuali schizzi che avremmo fatto, cosa che a me succede sempre, non lo so a voi, ma a me ogni volta che aggiungo gli ingredienti liquidi, ecco perché sarebbe anche consigliabile aggiungerli manualmente, cioè mischiarli, scusate, manualmente. Adesso andiamo ad aggiungere 150 grammi di farina e di lievito vanigliato. Me l'ero dimenticata, io ci aggiungo anche un pochino di cacao amaro, perché voglio farla al cioccolato. Tutti questi ingredienti andrebbero setacciati, ma purtroppo io qui non ce l'ho il setaccino, quindi fondamentalmente va anche bene così. Diciamo che va bene così. Ed incorporiamo i bianchi con un cucchiaio di legno. Ok, nel momento in cui tutti i bianchi saranno amalgamati, li andiamo a trasferire, ecco adesso si vede magari un po' meglio, li andiamo a trasferire dentro una teglia ben unta, mi raccomando, adesso vi faccio vedere come faccio io. Allora, io prendo una teglia di dimensioni, questa mi sembra che è da 24 centimetri se non sbaglio, ad imburrare e mia nonna mi ha dato questo, che praticamente è uno staccante, insomma, in spray, però se non avete questo il semplice burro andrà più che bene. Mi raccomando, soprattutto i bordi. Poi ci andiamo a versare dentro il nostro composto. Una volta che abbiamo il composto, insomma, pronto, lo andiamo ad infornare in forno preriscaldato statico 170 gradi per una mezz'oretta più o meno. Nel mentre io mi lavo tutte le robe che ho sporcato. La nostra tortina è pronta, adesso la lasciamo raffreddare e nel mentre io mi preparo la farcia, però mi raccomando, prima di farcirla deve essere fredda, totalmente fredda. Allora, per il ripieno io ho deciso di utilizzare una semplice panna, insomma, fresca da montare. Io ho questa che era uscita nella Degustabox, tra l'altro, e anche la panna questa classica Opla. Poi ci aggiungerò un po' di Nutella e avevo intenzione di fargli tipo una decorazione estiva,
esterna, adesso devo organizzarmi e capire bene come fare, con questi qua che sono i pan di stelle, questi col cuore di cioccolato. Ho deciso di sbriciolare tutto l'esterno, l'interno con la crema, non so ancora se aggiungerlo qui per dargli maggiore cremosità oppure se aggiungerlo invece alla panna. Adesso vedrò un attimino e poi magari vi faccio vedere, oddio, che cosa ho deciso. Ed ecco qua, questo è il risultato finale, io spero che vi piaccia, insomma è una torta un po' arrangiata però, tra l'altro mi si sono rotte anche le stelle, vabbè. Comunque domani ci metteremo le candeline e magari vi riprenderò anche la reazione. Secondo me è veramente stracarina, gli ho fatto il ripieno con panna e Nutella e sopra ci ho sbriciolato, come vi ho detto, quei pan di stelle. Bravo, hai fatto l'equazione. 52. Bravo, soffia, esprimi il desiderio. Esprimi il desiderio. Il desiderio. Penso entro quest'anno ce la facciamo, fa 53. Brava! Happy birthday!